Il potere, the power, le pouvoir. In qualsiasi lingua si pronunci questo termine, il suono è sempre lo stesso, gradevole per chi lo esercita, insopportabile per chi lo subisce. Tutti gli aggettivi negativi il potere li conosce da tempo, esso può essere infatti malvagio, gritto, persino violento anche ai giorni nostri. È noto a tutti che il potere non fa simpatia a tutti e ha sempre avuto i suoi nemici, coloro che vorrebbero rovesciarlo. E a chi si spoglia del potere, convinto di esercitare un gesto nobile e utile, può capitare di far la fine di Re Lear di shakespeariana memoria, al quale il buffone non si stanca mai di ricordare che se la sua testa si è privata della corona, doveva proprio essere una testa di con quel che segue. Ecco, da questo presupposto mi apro una strada maestra per arrivare a considerare il potere che da decenni regna incontrastato a Capaccio Pestum. Anche qui esso si forma attraverso degli intrecci che costituiscono una trama che va a privilegiare gli interessi dei pochi che governano sul bene comune della collettività. Anche a Capaccio Pestum, dunque, il potere assume le fattezze di una attività semiclandestina al quale si continua a dare la definizione di politica. Pare abbastanza evidente che qui il potere politico debba passare dalle mani di mercanti in quelle di uomini e donne che agiscono unicamente per il bene comune, per un'idea comune di utilità. Va da sé dunque che Capaccio Pestum abbia bisogno, necessiti di un cambiamento radicale che tenga in forte considerazione le risorse intellettive e le varie sensibilità che le componenti politiche mettono a disposizione dell'elettorato per le prossime amministrative che avverranno in primavera. I colori del sogno sono forti, ma le parole, anche in questo caso, servono per trasmetterlo al mondo.